troia! Che troia schifosa! Non è bastato il mio cazzo? Evidentemente il cazzo troppo corto per lei. Puttana schifosa. Io le ho dato tutto a quella puttana di mia moglie. Tutto! E lei, come mi ricompensa? Facendosi sbattere a destra e a sinistra. Puttana schifosa. Non le bastava il mio cazzo? Io ho un cazzo di 18 centimetri, lo sai? Mi sembra una misura discreta, non credi? Sì, credo sia una buona misura. Credi sia una buona misura? Quanto è lungo il tuo? Ma non... Non cosa? Non dirmi che non te lo sei mai misurato. Tutti gli uomini se lo misurano, tutti! Chi dice il contrario mente, nasconde la propria miseria. Dimmi quanto cazzo l'hai lungo. Sui 20 centimetri. 20 centimetri? Ti diverti anche tu a prendermi per il culo, eh? No, devi per forza averlo più lungo di me. Ma perché non te lo sbatti anche tu allora, quella troia di mia moglie? Sono i 2 centimetri che fanno la differenza. Puttana schifosa. Voglio che la segui ancora. Voglio che scopri tutto sul suo amante. Voglio sapere tutto di lui. Voglio sapere che marca di sigarette fuma. Voglio sapere qual è il suo piatto preferito. Voglio sapere in che posizione più gli piace sbattere quella troia di mia moglie. E voglio sapere se si pulisce il culo nel bidet tutte le volte che caga o se lo fa solo a fine giornata. Da diversi mesi avevo deciso di mollare tutto per inseguire un sogno, quello di diventare un investigatore privato. Mi convinsi di poter finire nelle braccia dell'avventura, dell'inaspettato, del mistero. Ed invece, con amarezza, scoprì presto la vera natura di questo mestiere. Tutto, infatti, si riduce semplicemente nel fare la spia. È una delle cose meno nobili del mondo. Trasformi in realtà i sospetti delle persone, alimento i loro dolori, consumo giorni e notti ad aspettare in un'auto, in un locale, accanto al muro di una palazzina. Nessun Humphrey Bogart qui, nessuna Dark Lady, nessun vero gangster, solo sciocchezze, stupidi tradimenti di coppie, morbosità così estreme da non poter nemmeno permettersi di appartenere al concetto di amore. Inutili e lunghi pedinamenti commissionati da genitori possessivi, preoccupati del destino della propria figlia adolescente alla scoperta della vita. È proprio uno schifo. Scendi dalla macchina. Cosa? Ho detto scendi dalla macchina. No!
Tu chi cazzo sei? Io chi cazzo sono? Tu chi cazzo sei? Per chi lavori? Libero professionista, amico. Sei della polizia. Ma che cazzo hai nel cervello? No, sono solo un investigatore privato. Ah, un investigatore privato? Te l'ho fatto passare io la voglia di prendermi per il culo. Ah. Dimmi chi sei. Cazzo, sono un investigatore privato, sul serio. Per chi lavori? Stefani, Mauro Stefani. E chi cazzo è Mauro Stefani? Il mio cliente Mauro Stefani. Ah! Chi è Mauro Stefani? Per quale organizzazione lavora? Organizzazione? Aspetta, aspetta, cazzo! Dammi tregua. Ho la testa a puttane. Mauro Stefani è un ingegnere edile, credo. Ma precisamente non so per chi lavora. Figlio di troia, ti cazzo prendere per il culo! Sai per chi lavora? No, è un osso duro. Continua a dirmi cazzate. Deve averlo addestrato bene. Aspettiamo che arrivi il capo. Guarda come l'hai ridotto male. Guarda che cazzo gli hai fatto. Oh, mi senti? Oh! Senti, ho delle mentine nella tasca sinistra dei pantaloni. Sei un tipo spiritoso, eh? Già, il tuo amico no, invece. Ma perché cazzo credete che lavori? Fottutissimi paranoici di merda! Controllate le foto, no? Controllate le foto con in macchina se non mi credete. Cazzo, fa male cane. Hai preso le foto? No, non ho bisogno. L'ho visto mentre scattava e questo basta! Vai a prendere le foto e controlla la sua auto. Ehi, tu non sei il mio capo, pappone di merda! Per cortesia, andresti a prendere la macchina fotografica? Ci va! Ma non perché me l'hai detto tu, ci vado perché è giusto mostrare le prove al capo quando arriverà. Tossico di merda. Su dai, dimmi per chi lavori e facciamola finita. Ho già detto che sono un investigatore privato. Sto seguendo la moglie di un mio cliente che sente un paio di corna spuntargli sulla testa. Tutto qua. E come si chiama il tuo cliente? Si chiama Mauro Stefani. E che aspetto ha? Assomiglia più o meno a lui. Oh Gesù, e questo chi cazzo è? Questo tipo era vicino alla sua auto. Vuole prendere la macchina fotografica, ne sono certo. Vuole nascondere le prove. Questi stronzi ci stanno osservando. Sono vicini, cazzo. Bisogna andarsene di qua. E sparano a tutti quelli che incrociamo. Siamo nella merda. Probabilmente mi hanno anche seguito fino a qua. Ma si può sapere che sta succedendo qui? E a me lo chiede. Se lo fate spiegare a Mr. Blonde e Mr. White. No, perché Mr. McDonald laggiù non sembra per niente interessato alla questione. Dammi quella macchina.
non sapete un cazzo, eh? Se non cominciate a dire la verità, vi ammazzo subito! Giù le armi, signori! Qui nessuno spara a nessuno finché non arriva il capo! Tu, non l'hai neanche perquisito! Oh Gesù, paranoico e pure coglione! Perfetto. Abbassa l'arma. No, no, prima voglio sapere cosa volete da noi. Ti faccio fuori, bastardo! Se non abbassi subito la pistola! Beh, è questo il modo di dare il benvenuto a una signora? Tesoro. Amore mio. Capo, lo conosci? Ma certo, idiota, è mio marito. Cosa? Perfetto. Ma sì, è mio marito. Che cosa ci fa lui qua? Tesoro, ma chi è questa gente? La domanda più intelligente di tutta la giornata. In teoria, i miei dipendenti. In pratica, un branco di idioti. Questo ragazzo non c'entra nulla. Alex Conti, giusto? Incantato. Ma tesoro mio, mi hai messo alle costole un investigatore privato? Piccola, credevo avessi un altro uomo. Io ho un'altra vita, non un altro uomo. Ma lo sai che amo solo te. Anch'io ti amo, tesoro. Ora mettete giù le armi immediatamente! Tutti! Della mia organizzazione. Mi dispiace che ci siate finiti dentro. Mi chiedo solo, tesoro mio, che tu abbia potuto dubitare di me. Ma pensavi veramente che ti tradissi? Non ho parole. Mi sento un po' offesa, a dire il vero. Ma io non ho mai avuto dubbi su di te. Non ho mai minimamente sospettato che avessi smesso di amarmi. Era solamente per proteggerti. Io e te dobbiamo fare una lunga chiacchierata, amore mio. Chiedo scusa, non è che potreste liberarmi. Avrei davvero bisogno di una sigaretta. E magari anche di un... Thank you.
quale organizzazione controllasse la moglie del mio cliente, non mi è dato saperlo. E probabilmente questa mia curiosità non soddisfatta mi ha permesso di continuare a respirare. Per quanto riguarda me, beh, io bevo in un locale jazz. E per la prima volta nella vita qualcuno ha deciso di puntarmi la canna di una pistola alla testa, di malmenarmi duramente per strapparmi informazioni e di temermi come fossi un pericoloso infiltrato speciale. Noi investigatori privati viviamo all'ombra di storie che non ci appartengono. Ma conti fatti siamo i veri protagonisti. Credo sia tutto merito del nostro fascino, dei nostri occhiali scuri, dei nostri silenzi, delle nostre sigarette. Che hai fatto in viso? Ho fatto pugni con la morte, piccola. Hai vinto tu? Già. Io mi chiamo Laura, e tu? Alex.